Veresti tu a Brescia? Come è arrivato Baccio bisogna che a Brescia lo sappiano. Io ho letto sul giornale che la regina si interessava a Roberto Baccio. Io telefono e parlo col ragazzo. Senti una cosa, ma non vuoi fare più il giocatore te? Io lo sentii ottimista, sentii euforico. Gli ho detto, senti, adesso questa, siccome è una telefonata mia personale, adesso devo far presente tutto questo al mio presidente. Perché lui che deve fare il contratto a te, eventualmente tu mi dai l'ok. Sì, io do una certa disponibilità. Roberto, non ti preoccupare, fra 10 minuti io ti ritelefono. Vado dal presidente Corleone e dico, presidente, così. Lui si è infervorato. E c'era la signora Corleone, che è stata una mia grande sponsor. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti, telefonammo a Roberto Baggio e si fissò un incontro. Si fissò un incontro a casa del presidente Corleone con la signora che fu innamorata di questo giocatore. E si fece il contratto. Quando lui stava bene fisicamente era un giocatore infinito, straordinario. Questo ogni giorno, ogni allenamento faceva una giocata nuova. Ma io ho detto, ma dei tieni, in cucina, dei tieni, in ufficio, che fai?